city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. How he rides. Oh, the passenger. And he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, 'cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride. Dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm Hold on.
I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Rieccoci tornati in studio, sempre ripartiamo in terza dalla redazione di Monte Sacro di Radio Roma Futura. Sono, per far vedere che siamo in diretta, sono le 19:17 del 16 aprile del 2014 e andiamo avanti con la trasmissione. Francesco, si avvicina un anniversario importante, molto importante, sia a livello di mera storia, sia a livello di significato politico che c'è dietro. Si sta avvicinando il 25 aprile. Ora, il terzo municipio è un municipio che ha una storia dal punto di vista della resistenza. Ricordiamo Ferdinando Agnini, una delle persone trucidate all'interno delle fosse ardeatine, era uno studente del terzo municipio. Per cui ti chiedo, il municipio che cosa ha intenzione di fare per onorare questa data? Senza dilungarmi su quanto sia importante una giornata come questa, insomma, come quella di cui stai parlando, penso sia sottinteso in un momento soprattutto come questo in cui in tutta Europa ci sta un ritorno durissimo delle destre, e anzi destre anche estremiste. E posso dire che il municipio si sta come al solito organizzando per apporre la corona sulla targa di Ferdinando Agnini, che è presente nel municipio e ovviamente anche all'interno del municipio stesso. Poi per la prima volta quest'anno verrà rimessa la targa in memoria di Ferdinando Agnini, almeno speriamo che sia finalmente rimessa la targa di Ferdinando Agnini all'interno del municipio, che era sempre stata presente all'interno del municipio ed era misteriosamente scomparsa in quanto si supponeva rotta nel corso della, chiamiamola, consigliatura precedente. Ecco, questo è un punto su cui io insieme ai Giovani Democratici di Talenti, adesso Nuovo Salario, ci battiamo da anni, perché insomma ci sembra il minimo rispetto a una persona che ha sofferto così tanto per qualcosa di così grande e così importante. Più o meno questo. Poi in realtà ci saranno tante manifestazioni anche insieme all'AMPI qui del terzo municipio, all'interno di tutto il municipio, per tenere viva la memoria. E come ripeto, questo è secondo me qualcosa di ancora più importante più andiamo avanti, perché anche solo guardandosi per strada ci si accorge che è qualcosa di cui c'è veramente bisogno, perché c'è un ritorno di quest'idea, questi pregiudizi sempre più forti, quest'idea sempre un po' più fascista nella sua semplicità, che sia l'altro il problema e che
sia l'altro che ci crea tutti questi problemi economici, diventa sempre più forte. Personalmente ho anche timore che alle prossime elezioni europee si sentirà. Quindi è sempre più importante ricordarsi del passato per evitare che certi, definirli errori, secondo me, almeno schifezze, non si ripetano nel futuro. Io quello che sinceramente mi auguro in questa data del 25 aprile, ricordiamo, è il 69esimo anniversario della liberazione, l'anno prossimo si celebrerà il 70esimo. Spero che si eviti il solito tram tram di stucchevole, melenso, fastidioso a cui assistiamo ogni 25 aprile da parte dei movimenti di estrema destra. Io una cosa che non ho mai potuto digerire da questo punto di vista è l'assimilazione dei partigiani con i soldati della Repubblica Sociale Italiana, della RSI. È un loro cavallo di battaglia che sinceramente non ha senso di esistere. Spero di non trovarmi di nuovo come alle celebrazioni dell'8 settembre di qualche anno fa, in cui l'allora ministro della difesa, la Russa, celebrando i caduti di Porta San Paolo, affermava che anche i repubblichini avevano la stessa dignità di chi era morto a Porta San Paolo. Secondo me è importante ricordare sempre una cosa: il fatto che il 25 aprile sia e voglia essere una festa di tutti non vuol dire che tutti siano uguali. Esistono delle differenze storiche, in meglio, in peggio, in differente. Poi ognuno fa le sue valutazioni, ma penso ce ne siano poche da fare obiettivamente. E spero che questa cosa, insomma, non abbia questo rilievo anche quest'anno. Ma lo dico molto semplicemente, molto francamente, io penso che ci siano persone che hanno combattuto anche per qualcosa di più di una bandiera, un colore, hanno combattuto per delle idee semplici, delle idee forti, che possono essere la libertà, che possono essere l'uguaglianza, ce ne sono state molte nell'ambito della resistenza, non solo fatte soltanto alla sinistra, anche ai cattolici, questo non è importante, l'importante è ricordare sempre gli errori che sono stati fatti, da chi sono stati fatti e non farli più. È una cosa abbastanza semplice, quindi non c'è bisogno di ogni volta tentare di renderla una festa di parte, soprattutto da parte, io questo lo dico veramente senza problemi, soprattutto da parte delle destre estreme che vogliono tirarsi fuori e vedere sempre il peggio delle situazioni. Venissero anche loro a festeggiare una data che è stata importante per tutti, anche per i loro padri sicuramente, che ha cambiato l'Italia, per fortuna in meglio. Sono d'accordo, sono completamente d'accordo. Ora chiudiamo questa parentesi sul 25 aprile, ci ritorneremo nel corso della nostra programmazione in futuro, sia come ripartiamo in terzo, sia come programmazione di Radio Roma Futura. E c'è un nostro ascoltatore, Lorenzo Minguella, che fa una domanda che per la maggior parte è di competenza dell'assessore al commercio del nostro municipio, ma che su alcuni aspetti mi sento di rivolgerti a te. Nessun problema. La domanda praticamente è questa: vivo a Torpignattari e vi ascolto perché parlate di un pezzo di città che attraverso tutti i giorni. L'amministrazione passata ci ha abbandonato come lavoratori del centro commerciale per gli orari di lavoro e le mancate festività. Oltretutto, senza attività culturali, a Porta di Roma gli abitanti si riversano a fare lo struscio nel centro commerciale. Non acquistano nulla per la crisi e i nostri datori di lavoro ci costringono a stare aperti anche il 25 aprile e il 1 maggio. Pensate di fare più attività culturali nella periferia del terzo municipio? Ora, io mi concentrerei più su quest'ultima parte della domanda.